40 medaglie che l'Italia ha conquistato alle recenti Olimpiadi di Parigi grazie ai suoi atleti, 12 oro, 13 argento, 15 di bronzo. Ne parliamo qui in studio. Abbiamo la vicepresidente vicario del CONI, Silvia Salis, buongiorno. Buongiorno. E complimenti a Filippo Macchi, fiorettista italiano e atleta delle Fiamme Oro. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sei contento? Di cosa? Come di cosa? Sei tornato vincitore, come di cosa? Vincitore, secondo. Che vuol dire? Sempre vincitore? Quarto, quinto, vincitore. Sono contento sicuramente. Sono state due medaglie particolari, molto diverse tra loro. Però certo, bel percorso fatto. Allora, ripercorriamo, Presidente, un po' anche le Olimpiadi. Tra l'altro dobbiamo dire grandissimo successo da parte degli atleti, grandissimo successo anche da parte della Rai, perché ha fatto veramente super ascolti. La gente è vicina a tutto il mondo dello sport. Sì, gli italiani seguono lo sport, infatti è bello proporgliene sempre di più, è bello far vedere questa immagine dell'Italia vincente, pulita, dei nostri ragazzi che si sono distinti sia sicuramente in campo ma anche fuori per il loro comportamento, e so che poi ne parleremo con Macchi, quindi siamo qua anche per questo. È stata una grande Olimpiade, è stata una grande Paralimpiade che si è appena conclusa. I miei complimenti vanno al presidente Pancalli, a tutti gli atleti e a tutto il comitato paralimpico, perché Olimpiade e Paralimpiadi sono state, diciamo, un blocco unico di successo per l'Italia. E noi, come l'anno scorso, comunque seguiremo un po' il tutto, le Olimpiadi e le Paralimpiadi, e infatti verrà il presidente proprio qui. Ve l'aspettavate? Beh, diciamo che eravamo molto fiduciosi fin dall'inizio e ci sono state sicuramente anche delle cose che ci hanno visto non del tutto soddisfatti, per cui il risultato poteva essere anche migliore di questo, che è straordinario, perché riconfermare le 40 medaglie che abbiamo vinto nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo non era semplice, perché già quello era stato un risultato clamoroso. In più lo sport si sta globalizzando da anni, quindi sempre più paesi vincono medaglie, per cui non è facile rimanere sempre allo stesso livello come stiamo facendo noi. E allora, e poi questa mattina abbiamo aperto anche l'apertura, l'abbiamo fatto col grande Sinner. E allora, Filippo, stavamo parlando due medaglie, vediamo proprio quei momenti. Ci vuole calma e sangue. Sì, maschera, c'è, risultano. Esultano tutte e due. Bisogna vedere adesso la risoluzione. Va al video. Non decide. Non se l'ha sentita di prendere la decisione, ma... Calma, oh yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Torna nuovamente al video. Ci vuole calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Ho imparato che le decisioni arbitrali vanno rispettate, sempre. Conosco entrambi gli arbitri, non mi viene da puntare il dito contro di loro e colpevolizzarli del mio mancato successo, anche perché non porterebbe a nulla se non a crearmi un alibi. Questo è bellissimo, tra l'altro, perché penso che adesso io dovrò affrontare, molto più piccolo rispetto a quello che hai fatto tu, Ballando con le Stelle, e quindi non mi dovrò arrabbiare mai con gli arbitri. Questa è stata una vittoria, ma soprattutto come hai fatto a trovare quelle parole dopo quella gara? Allora, sono stato, penso, il momento nel quale sono stato più bravo di tutti è stato quello di essere consapevole del fatto di, appena successo, di andare via, isolarmi, stare un po' con me stesso, con la mia fidanzata Giulia, con il mio commissario tecnico Stefano, e lì qualche parolaccia ad alta voce l'ho detta. Poi però uno a mente fredda cerca di sbollire il più velocemente possibile. Mi è dispiaciuto peraltro perché c'erano la mixed zone dove avrei dovuto fare le interviste, che sono andato via subito, però è stato meglio così per tutti. E poi uno analizza ciò che è stato il percorso, ciò che mi ha portato ad essere dove sono arrivato, al fatto che durante il mio percorso non ho mai trovato un alibi, non ho mai trovato una scusa perché una gara andasse male o una gara andasse non all'altezza delle mie aspettative. Presidente, questa è una delle frasi veramente che bisogna notare e portare dietro, perché lo spirito dello sport, tra l'altro noi questa mattina abbiamo aperto anche con un altro grande sportivo, Emanuele Brandamura. Sì, ho seguito. È importante che passi il messaggio che i risultati
risultato non va perseguito a tutti i costi e non va diciamo osteggiato quello che è il verdetto delle persone che sono preposte a giudicare la tua gara. È chiaro che dove c'è una considerazione umana, dove c'è un'opinione umana su un gesto sportivo, si è sempre poi soggetti a interpretazioni. Questo ad esempio in uno sport come quello che praticavo io è difficile che accada perché c'è la telecamera sulla pedana e il metro. Dove invece c'è una valutazione umana è normale che queste cose succedano, ma è anche giusto accettare che è parte del gioco e capire anche che nel bilanciamento delle cose che succedono ci sarà una volta che è più a tuo favore, una volta che è meno, e comunque stai rappresentando l'Italia alle Olimpiadi. Quello che mi sento con queste parole le dovrei registrare per quando sarò lì sabato sera in prima serata, le devo far veramente mie. E guarda un po', c'è una sorpresa per te. Dai. Guarda. Ciao Filippo, so che fai il tifo per noi e anche noi ti abbiamo seguito e tifato per te durante le Olimpiadi e abbiamo gioito e non ti nego anche rosicato parecchio per come sono andate le cose, però non si molla niente, fino all'ultimo rantolo come si dice a Pisa e forza, spero di conoscerti presto di persona e ti mando un grande abbraccio, dai. Dai! Grande, tifi anche per il Pisa, no? No. Grande Arturone, grande. Facci sognare. Noi siamo in chiusura, però, Presidente, noi abbiamo Milano Cortina 2026, sì. Ma le Olimpiadi in Italia, quelle estive? Beh, Roma 2024 era diciamo un sogno per tutti noi e sicuramente l'Italia mantiene il sogno di organizzare anche le Olimpiadi estive e quindi diciamo che questa porta non vogliamo che si chiuda, ora aspettiamo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma l'Italia è un paese ambizioso che ha voglia di organizzare le più grandi manifestazioni del mondo e tra queste ovviamente anche le Olimpiadi estive. Noi ci siamo. In bocca al lupo davvero, complimenti. Bravo, veramente, bravo Filippo. Grazie Filippo. Bocca al lupo a te. Esatto, bocca al lupo a te. Seguiremo.